La mia scena è la scena terza e parla di un dialogo tra Benjamin e Asia. Questo dialogo in realtà è un dialogo trasposto, in quanto la discussione verteva sulle censure del teatro comunista che avveniva tra Wright e Benjamin. Noi facciamo, dirà Benjamin esattamente ciò che penso, ovvero che la Russia, dato che in quegli anni comunque si stava proponendo come modello del perfetto socialismo, di come gli artisti non dovevano comunque parlare delle cose che non andavano male, ma bensì dovevano praticamente essere dei registi allineati, ovvero in linea col pensiero dell'Unione Sovietica. Noi facciamo dire che praticamente questo non era ovviamente riferito solo al teatro, ma a tutte le arti. In particolare poi prendiamo l'esempio del Revisore, dello spettacolo di Meyerfold, che Benjamin dovrà poi recensire. Lascia stare qua. Come si fa a mettere allineamento al centro? Penso... non lo so. Aspetta. Mi qua ho modificato un po', perché tu qua mettevi tutto, capì, sotto. Benjamin tutto qua parlava, invece la sceneggiatura di scrivere. Ah sì, l'ho letto, infatti questo lo devo cambiare. No, non fa niente, comunque lo questo no, non lo so. Scusa, stavo leggendo il diario Moscovita, sì. Pensavo che il diario invece la cassetta, scusa, perdoni. Benjamin vide in Russia praticamente un imitatore di Chaplin. E allora lui poi da questo pensò la sua teoria sul fatto che in realtà non era il Chaplin originale, però comunque la gente riceveva l'idea di Chaplin. Ida, che stavi dicendo? Stavo dicendo che la prima domanda che mi sono fatta quando ho preso questo libro, ho detto: cosa faceva Benjamin il giorno del mio compleanno? Quando è il tuo compleanno? 14 gennaio. Pare che queste giornate furono spiacevoli. Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air, high hats and arrow collars, white spats and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. Now if you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits, putting on Ritz. Dressed up like a million dollar trooper. Mi scemo mai a finire questa triste sceneggiatura. Un altro che sta rovinando il cinema italiano. Piccio, come stai? Tutto bene? Sì, hai scritto la scena 2? Sì, io ho scritto la scena 5. Io invece la scena 4. Io parlo della estetizzazione della vita politica da parte del fascismo. La devo leggere perché non mi viene tutta in mente. Vabbè. Ma comunque, qua ci spiego un po' la scena, come l'ho scritta. Ho fatto un po' un volo di fantasia. Nel senso che Benjamin, all'interno della sua stanza da bello, scrive su dei fogli di carta delle sue considerazioni sulla vita politica di quegli anni, soprattutto prendendo di via il fascismo, che secondo lui il fascismo regala alle masse il diritto di libertà, soprattutto la libertà di proteggere i tuoi possedimenti. Solo che questa promessa è solo un'illusione, e questa illusione la dà attraverso due volti. Che il volto del duce, che sappiamo è un volto quasi onnipotente, della figura carismatica, della figura di Berlusconi. Bravo. Spero che il professore non sia di destra. È un bello rischio questo. Sì. E nel secondo volto, che invece è la tecnica. La guerra è bella perché inaugura la metallizzazione del corpo umano. La guerra è bella perché arricchisce un prato in fiore. Dalle fiammanti orchidee, delle mitragliatrici. La guerra è bella perché unisce in una sinfonia il fuoco di fucili, le cannonate, le pause tra gli spari, i profumi e gli odori della decomposizione, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il manifesto futurista, perché Benjamin prende di via anche
Marinetti e il suo movimento, perché perché non gradisce la concezione di Benjamin, cioè la concezione di Marinetti che ha per la guerra. Marinetti vede la guerra come se fosse uno spettacolo, come se fosse una manifestazione artistica. È come se si tornasse agli dei dell'Olimpo, alla mitologia greca, in cui gli dei dell'Olimpo guardano dall'alto praticamente le gesta degli eroi. Ed è la stessa cosa, ed è proprio per questo ho immaginato una scena in cui Benjamin insieme a Rake e Asia vanno in un'arena per vedere uno spettacolo, e questo spettacolo alla fine non è altro che soldati che si combattono fra loro. È proprio nella guerra che c'è all'interno della guerra si ha un rapporto problematico tra la tecnica e la società, perché la società è troppo immatura per la tecnica e la tecnica è troppo poco elaborata per la società. Gli uomini costruiscono armi di distruzione e non li sanno usare. Per costruire queste armi di distruzione spendono soldi in prodotti che potranno usare solo per fare la guerra e non nella vita quotidiana. Questo rapporto viene espresso in un dialogo tra Benjamin, Rake e Asia all'interno di una pasticceria in cui mangiano, come al solito. Allora, io praticamente mi sono occupato della scena 5, scena in cui praticamente c'è un dialogo tra Benjamin e Reich. La prima parte è divisa in due parti, insomma, questa scena. La prima, vedete, loro si trovano davanti al teatro Meyerkold dopo aver visto il revisore. E inizialmente quindi parla, insomma, di questo spettacolo in cui fanno le loro considerazioni. E poi successivamente si trasferiscono in un bar dove, traendo spunto ecco da questo spettacolo, iniziano una loro discussione sul ruolo dell'attore a teatro e a cinema, quindi insomma sulle differenze e in pratica su come cambia il ruolo dell'attore a seconda insomma dal teatro al cinema, perché a teatro l'attore ha contatto diretto con il pubblico, mentre per l'attore cinematografico questo contatto non è più direttamente con il pubblico, ma è tramite un'apparecchiatura, cioè tramite la cinepresa. E questo varia anche il suo ruolo, il suo modo di recitare, perché l'attore non riesce più, quindi non può, l'attore di cinema non può più adeguare la sua recitazione al pubblico. E lui, Benjamin, diceva che praticamente il fruitore finale dell'opera è comunque il punto fondamentale, in quanto oramai l'unica cosa che sia è la riproducibilità infinita e non un unicum. Walter Benjamin, per spiegare il cambiamento del ruolo dell'attore da teatro al cinema, si rifà a quello che diceva Pirandelli, il quale diceva che prende che l'attore cinematografico è in esilio da se stesso. Perché? Perché in pratica sullo schermo c'è solamente il corpo dell'attore in movimento e non più la sua personalità, e quindi in pratica c'è una svalutazione, c'è un declino, insomma, dell'aura dell'attore rispetto, insomma, al teatro. E il cinema risponde, insomma, a questo declino dell'aura con il culto del divo, cioè con la personality che cerca quindi che appunto cerca di ricreare, insomma, questa magia attorno all'attore, però che ormai è una magia fasulla perché è tutto regolato dalle leggi di mercato. Quindi insomma prende pure questo culto della personalità, è tutto regolato dalle leggi, cioè l'attore diventa una merce in pratica, questa personalità dell'attore diventa una merce, a differenza, insomma, di quella del teatro. Io il mio Benjamin, che è Benjamin, non Benjamin, e praticamente è un Benjamin che l'ho immaginato che scrive di notte e che praticamente
sta sempre in bilico tra realtà e finzione. Ed è un Benjamin molto critico contro la politica di quegli anni, soprattutto contro il fascismo e contro la sua politica basata sull'estetizzazione della vita politica e del fatto anche che vedeva la guerra come una forma d'arte. Che una cosa simile ho fatto con Benjamin quando parla, diciamo, delle censure. L'ho caratterizzato ancora più forte di carattere, tanto da addirittura discutere con Asia, che appunto, essendo il suo amore, diciamo, non dovrebbe in teoria comunque darle addosso, ma comunque nella scena lo vediamo parecchio adirato proprio per queste censure e per come viene rappresentato il teatro, in questo caso, e lo spettacolo in generale. Invece il mio Benjamin, nella mia sceneggiatura, è un Benjamin che è quasi come se fosse un professore che insegna a Reich la sua idea della differenza fra attore di teatro e attore di cinema, e Reich in pratica è come se fosse un alunno che sta ad ascoltare le parole del professore.